notizia di questa mattina che la Cassazione ha annullato la sentenza in appello della Corte d'Appello di Salerno sul caso Why Not. La sentenza è arrivata ieri sera sul tardi. Leggo dichiarazioni molto affrettate da parte degli imputati senza ancora leggere la motivazione. Però ci sono alcune cose chiare dalle quali non si può scappare. Il fatto storico è ricostruito in via definitiva, perché la Cassazione non può entrare nel fatto, e quindi la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, in cui si parla di condotte seppur prescritte di abuso d'ufficio e quindi di sottrazione illecite delle inchieste Why Not e Posidone al fine di danneggiarmi, al fine di avvantaggiare gli indagati, è un fatto storico acclarato e la storia non può essere cambiata qualunque sia la motivazione della Corte di Cassazione. E poi attendere la motivazione, perché ci possono stare tante ragioni di quell'annullamento. Potrebbe anche ritenere che non erano necessarie determinate statuizioni della Corte d'Appello e che quindi io mi posso avvalere nelle sedi civili, perché ricordiamoci che la Procura della Repubblica, la Procura Generale non impugnò, siamo stati solo noi ad impugnare, quindi potrebbe anche ritenere che l'annullamento riguarda solo gli aspetti degli effetti civili, oppure potrebbe anche essere un annullamento per un mero cavillo formale. Stiamo parlando di fatti di legittimità e non di merito, quindi la storia è ed è, lo sarà per sempre, anche se dovessimo mettere una pietra tombale e io non potrò avere diritto a nessun risarcimento, facciamo l'ipotesi peggiore, la storia rimane per sempre che la revoca dell'inchiesta Posidone da parte del procuratore della Repubblica dottor Lombardi e l'avocazione dell'indagine Why Not da parte del procuratore generale facente funzioni Dolcino Favi furono illecite, furono condotte di abuso d'ufficio seppur prescritte, quindi non si è dimostrata la corruzione ma l'abuso, e furono fatte al fine di danneggiare il pubblico ministero titolare dell'indagine Luigi De Magistris e al fine di danneggiare gli imputati. Questa è la storia, il resto parlassero quello che vogliono, da una parte sono le persone per bene, dall'altra parte ci sono le persone che hanno commesso fatti molto gravi. Quindi comunque lei sospende il giudizio sulla vicenda in attesa? Sono corretto, conosco come funziona la magistratura, per fare una valutazione complessiva dobbiamo aspettare le maturazioni, ma questa dichiarazione non è condizionata a qualcosa, quello che ho detto è un fatto, è storia.